Negli Stati Uniti il tablet, parliamo ovviamente di scuola, con le nuove tecnologie, dicevamo, i tablet possono essere utilizzati con efficacia per gli studenti con disturbi dell'apprendimento. Ecco cosa ha creato un ingegnere italiano. Sentiamo Patrizia Angelini. Un'immagine dalla Tablet batte galleria. PC. È dunque strano per i palmari che stanno sorpassando i portatili e nel 2015 si presume metteranno al palo anche computer fissi. Non sono solo compagni di gioco per i più giovani, ma soprattutto di studio, tanto da essere adottati a scuola per gli studenti con disturbi dell'apprendimento. E a capire le potenzialità didattiche di questa tavoletta luminosa, un ingegnere italiano, papà di un bambino dislessico, che con l'aiuto di un team di informatici, logopedisti e ricercatori universitari ha trasformato un semplice palmare in assistente virtuale che in colonna e calcoli e legge ad alta voce. Quando ho scoperto che mio figlio maggiore era dislessico, all'epoca sapevo poco di cosa fosse la dislessia, quindi ho iniziato a documentarmi, a cercare su internet, a leggere inizialmente dei testi introduttivi e poi più approfonditi. E quindi ho, diciamo, appreso come di fatto la dislessia non sia una malattia, ma di fatto sia un modo differente di funzionare del cervello dei bambini. E ho iniziato a sviluppare con il supporto di logopedisti e neuropsichiatri una serie di applicazioni che potessero essere di aiuto a tutti i bambini che ne avessero avuto bisogno. E il tablet quindi si presenta come un tablet Android che ha a bordo tutti gli strumenti compensativi che possano aiutare il bambino nello studio.